Per forza, ma fa parte dell'arredamento. Eccolo là, il direttore. Che sbaglio. Capo, finalmente ho qualcosa per te. Una breve recensione per la pagina dello spettacolo. Il titolo è Quando la psicanalisi diventa musical. Due punti, Ginger e Freud. Finalmente hai cambiato genere. Leggi, leggi. Ubu ha fatto di nuovo centro. E te pareva? Presentato in anteprima al Festival di Tagliacozzo, il primo musical coreano, Ballo sulla tomba di Oshiro, è stata una lietissima sorpresa per tutti. Me l'immagino. Il film ha inizio con le danze rituali di un pescatore paranoico accanto al feretro dell'amico morto. Il commento musicale è composto unicamente dal canto di grilli e cicale. Nella magia del Dolby stereofonico, immagino. Stai zitto. Avviene quindi l'incontro con la figlia sordomuta del guardiano del cimitero. In lei abbiamo riconosciuto la giovanissima attrice rivelazione da I bambini ci squattano. Ricordate quel piccolo gioiellino di 6 ore e 40 nel quale tutti i personaggi maschili si chiamavano Takashi? Ma in questa sua ultima opera, Ubu ha raggiunto davvero lo zenith della sua arte, soprattutto nelle pregevoli riprese dell'interno della bara e nel soffuso erotismo delle scene d'amore con l'avvoltoio. Bravi gli interpreti, ma su tutti Kenny Shoto, nel ruolo della Salma. Si consiglia vivamente a tutti gli spettatori di non entrare in sala nelle ultime 2 ore e 40. Firmato BV, Benedetta Valentini. Beh, che te ne sembra? Per me è stupendo. Comunque, se questo non ti dovesse piacere, ho già pronto un altro pezzo, una stroncatura del solito filmetto di scienze che ogni anno ci propinano in questa scuola. E non se ne può proprio più. Comunque, guarda, per me sono validi entrambi. Però visto che tu sei il capo, lasciate la scelta. Insomma, che cosa mi consigli? Va bene te, ma perché non torni a fare l'oroscopo? È meglio, eh?